Salve a tutti, un saluto da Francesco Samani. Come richiesto e suggerito da voi, continuo la trattazione relativamente alla didattica a distanza e in particolare volevo trattare la DDT, ossia una metodologia relativa alla didattica digitale integrata. Io sono Francesco Samani, ho superato quattro concorsi per insegnare nelle scuole e per fare ricerca all'università. E ho preparato diversi insegnanti in passato, ho creato questo canale per cercare di aiutare, insomma, tutti i colleghi che si apprestano a fare il concorso. Il materiale è assolutamente gratuito. Ho rifiutato, ovviamente per motivi di tempo, perché ho anche il mio lavoro che mi prende tanto, cioè ho lasciato perdere di fare, insomma, di seguire privatamente gli insegnanti, di collaborare con le case editrici. Mi sono dedicato completamente a, nel tempo libero, a, diciamo, a progettare questi video, nei quali, insomma, cerco di darvi dei consigli, spero che vi diano quel valore aggiunto tale da permettervi di passare e superare il concorso. E qual è il miglior periodo? Che io penso che, considerando, insomma, la situazione veramente difficile di coronavirus, la regione Campania ha chiuso le scuole, qual è il miglior periodo per cercare, insomma, di ritrovare un pochettino il tempo, cercando anche un po' di svagarsi o comunque di pensare ad altro, perché sicuramente la situazione sociale ed economica italiana è preoccupante. E a questo punto, a mio avviso, può essere molto opportuno, molto intelligente cercare di utilizzare il proprio tempo comunque per non bloccarsi, ma continuare sicuramente a investire in cultura, in formazione, per quanto riguarda me e voi, formazione. Allora, qui adesso ci addentriamo in un mondo completamente nuovo. Mi sono letto il quadro normativo di riferimento e quindi vedrete che tante cose che vi dirò sono relative addirittura all'anno 2020. Allora, viene riconosciuto nel decreto legge del 25 marzo 2020 la possibilità di svolgere la didattica a distanza. Didattica a distanza, anche detta, se troverete qualcosa puntato così, un acronimo di questo tipo, fa riferimento alla didattica a distanza. Sentite, io sono venuto incontro, ho alzato il volume audio, spero che adesso si possa sentire meglio. Non ho con me speaker professionali che usano gli youtuber, quindi inevitabilmente sentirete un minimo di rumore di sottofondo. E ovviamente non ho, almeno per il momento, la possibilità di spendere chissà quanti soldi per montare video a livello, insomma, professionale o per guadagnarci soldi. Però diciamo che io penso che probabilmente la parte più importante è quello che riesco a comunicarvi, quindi poi sicuramente in un futuro ho intenzione di comprarmi anch'io un microfono
che attutisce i disturbi e i rumori e il suono di sottofondo. In un audio ho anche provato a mettere una canzoncina di sottofondo. Mi rendo conto che tanti canali sono gestiti da professionisti, sono gestiti da informatici, hanno la propria sigla, hanno diversi collaboratori. È ovvio che voi gli effetti speciali qui non li vedete. Cerco soprattutto di lavorare a livello contenutistico, che secondo me poi per quanto riguarda la preparazione al concorso è anche forse la cosa più importante, piuttosto che avere insomma una bella sigla accattivante, una bella un bel sottofondo musicale, eccetera, eccetera. Io penso che probabilmente la cosa più importante è quello che vi comunico. Vi ringrazio per tanti commenti che mi avete lasciato, in particolare questo video lo sto facendo proprio perché mi è stato cioè sinceramente non ci avevo pensato, mi è stato suggerito da alcuni di voi e secondo me è una giusta pensata prepararsi per il concorso anche relativamente alla didattica a distanza, così date modo di farvi valutare pure sulla preparazione costante, cioè siete aggiornatissimi. Allora, abbiamo detto della legge del 25 marzo 2020, e nel 17 marzo. Questa è una nota dipartimentale del 17 marzo. Oddio, ho scritto 05 03 2020 relativamente all'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus e vengono date le prime indicazioni operative per la didattica a distanza. Quindi, chiamiamo così, indicazioni didattica a distanza. Poi c'è un decreto legislativo dell'8 aprile 2020, nel quale praticamente viene assicurata e stabilita la prestazione didattica da parte del personale docente, una prestazione didattica ovviamente a distanza. Quindi il personale docente assicura la prestazione didattica a distanza. Sicuramente poi ce ne sono tante di leggi, decreti, commi, eccetera, eccetera, che si sono susseguiti forse anche un pochettino con troppa rapidità e un po' gettando insomma noi colleghi anche in una situazione quasi confusionale. Comunque l'ultima indicazione che vorrei darvi è quella del 26 giugno del 2020, e qui entriamo nel vivo proprio del titolo, che è un decreto del ministro che fornisce un quadro di riferimento che aiuta a progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre e in particolare viene data importanza alla progettazione da parte delle scuole e degli insegnanti di un piano scolastico per la didattica digitale integrata. Quindi, piano scolastico per la didattica digitale integrata, la DDI, e ovviamente i dirigenti scolastici saranno i vostri presidenti di commissione. Il dirigente scolastico è molto
aggiornato su questi riferimenti, perché ovviamente questo decreto in realtà viene scritto, approvato il 26 giugno, però ha come scadenza, cioè in vita stabilisce in realtà stabilisce che le scuole debbano dal mese di settembre, quindi per l'anno scolastico in realtà 2020-2021, essere in grado di adottare una didattica digitale integrata. Sicuramente in modalità o complementare alla didattica in presenza o addirittura sostituendo la didattica in presenza qualora le scuole vengano chiuse. Allora, finalmente possiamo parlare di metodologia innovativa di insegnamento. Guardate bene. La didattica a distanza non è una metodologia, ma l'insegnamento assolutamente è come avviene la didattica, cioè significa solo parlare di scuole chiuse e di didattica a distanza, mentre la DD comincia a essere una metodologia didattica. Quindi è una metodologia innovativa di insegnamento, in teoria è maggiormente rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, però nulla vieta che venga utilizzata anche per le scuole medie. In realtà, in questo quadro normativo vengono pensati anche, viene pensato anche di adottare, oltre che la didattica digitale integrata, anche percorsi di istruzione domiciliare. Ma io non vorrei addirittura parlare di questioni che forse vanno oltre, nel senso che comunque noi siamo insegnanti, sì, dobbiamo conoscere bene o male tutte le metodologie didattiche, come comportarci a seconda dei casi, però non è che, cioè, se vado ad approfondire troppo una determinata sezione relativamente alle metodologie, veramente non basterebbero 10.000 pagine cartacee per descrivere tutto quello che magari un docente deve sapere, oltre alle specificità nozionistiche relative alla propria classe di concorso per la quale si intende partecipare. Allora, sicuramente questa metodologia innovativa di insegnamento necessita, ha bisogno di una piattaforma e qui vi dico che molte scuole hanno comprato il pacchetto Google. Una piattaforma che risponda a necessari, prima di tutto, necessari requisiti di sicurezza anche per garanzia della privacy. Poi, di fatto, la didattica digitale integrata rappresenta lo spostamento in modalità virtuale dell'ambiente di apprendimento. Il professore garantisce il necessario supporto alla realizzazione insieme con diciamo, il tecnico digitale informatico della scuola, garantisce il necessario supporto alla realizzazione dell'attività digitale. E
Tale metodologia dà indicazioni anche per gli ordini. Diciamo che i quattro ordini scrivo così: primo ordine, ove intendo la scuola dell'infanzia. Allora, per la scuola dell'infanzia, le linee guida sono quelle di mantenere contatto con i bambini e le famiglie. Ovviamente, quando scrivo cerco di sintetizzare al massimo perché la maggior parte delle idee ve le comunico verbalmente. Le attività vengono progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici, al progetto pedagogico e vengono calendarizzate volta per volta. E si cerca comunque di perché si è il contatto con la famiglia? Perché ovviamente nel momento in cui ci si mette in contatto ad esempio con un tablet o con uno smartphone, i bambini della materna probabilmente necessitano anche di un ausilio informatico dei familiari. Per quanto riguarda la scuola elementare, quindi la scuola del primo ciclo, si devono assicurare almeno 15 ore settimanali. Di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo Grazie. Ovviamente si invita a organizzare l'attività didattica anche in maniera flessibile e costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. Per le scuole secondarie di primo grado, quindi le scuole medie, va assicurata, vengono assicurate le lezioni individuali anche per quanto riguarda le scuole di indirizzo musicale, quindi vengono assicurate anche le lezioni individuali di strumento che le ore di musica di insieme. In realtà, quindi, in realtà le scuole secondarie non differiscono molto, le ore da assicurare sono 20 ore settimanali, metto terzo barra quarto, quindi scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di quarto, sì, di quarto grado, di secondo grado. E queste ore vanno progettate in maniera sincrona. Sincrono significa che tutta la classe deve partecipare contemporaneamente, quindi 20 ore settimanali sincrone, quindi con l'intero gruppo classe. Si possono anche prevedere attività ulteriori di piccolo gruppo, quindi in modalità asincrona, secondo me altre metodologie didattiche ritenute più utili. Bisogna sicuramente stare attenti a tutti gli eventuali distrattori durante la progettazione e lo svolgimento della didattica digitale integrata. È molto facile, insomma, che ci si possa distrarre. E le lezioni in videoconferenza, quindi devono agevolare il ricorso a metodologie didattiche centrate al protagonismo degli studenti, consentendo la costruzione di percorsi interdisciplinari, nonché capovolgere la struttura della lezione, come vi ho già detto nei precedenti video. Cioè, vediamo, sto registrando lo schermo, scriviamo Francesco Samani, qua mi sta aprendo tutto, Francesco Samani. Abbiamo parlato molto delle metodologie didattiche per la didattica a distanza e se ci avete già fatto caso, io vi ho parlato della Flipped Classroom, quindi la didattica a classe invertita.
Ed ecco che vi ritrovate, io ancora non l'avevo letto, non avevo letto questi decreti, vi ritrovate proprio il suggerimento ad usare questo tipo di metodologia. Quindi c'è proprio, viene proprio scritto in grassetto Flipped Classroom, il debate. Questo lo trovate in altri video che ho caricato da poco, perché mi era stato chiesto di creare dei materiali relativi alla didattica a distanza, e in realtà io già vi avevo consigliato queste metodologie, non sapendo che in realtà erano poi uscite delle norme di riferimento a dei decreti legislativi specifici per la didattica a distanza. È vero, c'era un dato un pochettino a. Così a intuito, dietro richiesta, poi uno dei vostri colleghi mi ha detto: guarda, Francesco, noi in maniera sperimentale abbiamo fatto questo, dacci un'occhiata. E io ti ringrazio. Ovviamente valutazione costante, valutazione ed autovalutazione costante. Ovviamente queste tematiche già ne abbiamo parlato in altri video, quindi non ve ne riparlo. Bisogna sicuramente sempre fare riferimento ai criteri del PTOF. C'è sempre la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento e apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali. Qui entriamo proprio in qualcosa di specifico. Ed in particolare alunni non certificati ma riconosciuti BES, quindi per i quali si fa riferimento ai rispettivi PDP, piani didattici personalizzati. Ok, per questi alunni è necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantire la possibilità di registrare e ascoltare le lezioni. Quindi, rivedetevi la legge 170 del 2010, BES non certificati, e relativamente a loro vi ho detto quali sono le linee guida. Ricordo gli aspetti della privacy e della sicurezza relativamente al rapporto scuola-famiglia, deve essere favorito attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata. Ovviamente la formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e per l'innovazione del sistema educativo italiano, e quindi è possibile che tutto ciò vi venga richiesto nel concorso, perché se c'è coerenza sicuramente qualcosa vi chiederanno. Quindi datevi una ripassata relativamente alle metodologie didattiche, poi se vi serve me lo scrivete nei commenti, e mi raccomando, ci sono tanti alcuni commenti, alcune richieste che non sono state commentate. Se qualcuno fa delle domande, cercate di rispondere anche voi, eh. Allora, io vi consiglio la didattica breve, l'apprendimento cooperativo o il cooperative learning, ma già ne abbiamo parlato, il flipped classroom già ne abbiamo parlato, il debate non ne ho parlato, il project based learning l'ho accennato. Ovviamente i modelli inclusivi e la didattica digitale ne abbiamo parlato tantissimo, ma se c'è qualcosa che non è chiaro me lo potete far notare. Io con questo vi ringrazio, un saluto e alla prossima.